Penso che Bergamo possa essere orgogliosa in questi giorni di inaugurazione della mostra Peterzano, perché avere il Museo Carrara, che osa, dopo aver affrontato i grandi nomi della pittura italiana, da Raffaello a Moroni a Lotto, oggi osa studiare un artista e mettere in mostra un percorso che fa un punto su un artista poco noto, poco conosciuto, Simone Peterzano. Con coraggio vi viene proposto questo artista, che rappresenta uno snodo importante tra Tiziano, perché ne è stato l'allievo, e Caravaggio, perché ne è stato il maestro. Caravaggio è stato a bottega da lui all'età di 13 anni, tra l'altro in mostra c'è anche questo contratto di apprendistato, di inizio di lavoro nella sua bottega, e quindi è molto bello questo legame tra allievo e maestro, che è un po' anche il filo conduttore di questa mostra, e anche perché è molto bello scoprire nei dipinti di Peterzano quello che Caravaggio può aver visto e aver sviluppato poi nella sua storia artistica. È una mostra che piacerà al grande pubblico, perché ha un grande ritmo tra scene sacre e scene profane. C'è una prima sala bellissima con due grandi teleri, che sono una scena teatrale dove si muovono i santi e tantissimi personaggi. E ci sono scene, un'altra sala bellissima dedicata alle Veneri, di grande bellezza. Insomma, una mostra che sorprenderà, una mostra in attesa, ma che darà grande soddisfazione al pubblico che verrà a visitarla.